La malattia mentale rappresenta una delle cause maggiori di disabilità in tutto il mondo. Si considera che sia al secondo posto dopo le patologie cardiovascolari e ha un grosso impatto a livello economico e sociale, ma soprattutto di sofferenza individuale e di disabilità soggettiva a livello familiare, scolastica e lavorativa. Ci troviamo a Lisbona, al Congresso Europeo di Psicofarmacologia che riunisce più di 5.000 colleghi di tutta Europa. I temi trattati sono molteplici. Oltre alla prevalenza e all'impatto delle patologie mentali, si disquisisce soprattutto delle cause della disabilità, della sofferenza e ancora della comunicazione che riguarda queste patologie e ancora di più cosa può essere ancora fatto per ridurre lo stigma che circonda patologie comuni come la depressione, l'autismo, la schizofrenia. La ricetta per la quale c'è maggior accordo è che occorre maggiore conoscenza, maggiore comprensione delle cause della patologia ed anche un'informazione corretta e chiara su quelli che sono gli sviluppi scientifici e le possibilità terapeutiche che sono sempre più raffinate e sempre più mirate per la maggior parte, se non tutte, le patologie psichiatriche.